Simone Agubbio, buongiorno. Ciao Simone. Buongiorno Conigli, sono emozionato perché ha effettuato come una prova tecnica di trasmissione il leggendario Paolo Rescuccia, quindi... Ma hai parlato con Paolo Rescuccia? Credo che sia lui, insomma. È probabile che sia lui. Sarà un giorno memorabile. Mi dicono che era il tecnico. Mi dispiace amareggiarti, ma è il nostro tecnico, quindi va bene Simone, non bere per dimenticare. Ho voluto crederlo. Ecco, va bene. Comunque, l'argomento... Un mio amico, non io, ha rilevato una bella casa, un po' decrepita, in zona Teatro Romano, perché a Gubbio abbiamo il parente povero del vostro anfiteatro Flavio, meglio detto Colosseo. E nel fare dei lavori in cantina è venuto fuori, come del resto capita spesso a Gubbio, come fanno dei lavori sul manto stradale, è venuto fuori un bellissimo mosaico risalente al primo secolo dopo Cristo. Ma dai! E allora in pratica in questi casi bisogna avvertire la sorrisa, le belle arti e hanno trovato un accordo un po' particolare. In pratica lui deve dare degli orari durante la settimana in cui questa sua cantina è accessibile al pubblico perché possa usufruire e ammirare quest'arte musiva. Quindi è una cosa un po' particolare. Ha un capolavoro in cantina, nel male ha una stanza in meno dove non può inserire biciclette o Simone, belle. Meno male però che è la cantina e non il bagno, che altrimenti mentre lui stava lì dovrei vedere il mosaico, mentre lui faceva la grossa, voi capite che era peggio tutto sommato. Sarebbe stato un po' imbarazzante. È imbarazzante anche se magari ti vengono a suonare e dare questo, non è il massimo. Da qui dalla tua casa. Simone, grazie. Ciao. Ragazzi, qui la situazione si sta facendo.